amici viaggiatori amanti delle isole greche, calispera a tutti. Oggi ci troviamo nell'isola di Antiparos, più precisamente siamo a tre poche centinaia di metri dalla Chora, che è qua dietro, dal piccolo villaggio, ma ci si può arrivare tranquillamente a piedi, parliamo di 200-300 metri come dicevo prima, o comunque con un mezzo proprio, con una macchina, con uno scooter, eccetera eccetera. Qui c'è un bel parcheggione grandissimo a disposizione di tutti, parcheggio gratuito, e adesso andiamo a vedere questa spiaggia. Eccola qua, amici miei, Sifneiku Beach, chiamata anche Sunset Beach. Perché Sunset? Perché qui, ragazzi, tramonta il sole. Siamo dalla parte opposta dell'isola. Questa è la spiaggia in questione. Non è il massimo, nel senso non è la spiaggia più bella del mondo, però è molto comoda, soprattutto per chi non ha la possibilità di spostarsi, per chi non ha voglia di spostarsi. Comunque offre una bellissima situazione, una bellissima, come dire, possibilità di poter in qualche modo, senza troppa fatica, senza troppi sforzi, venire in spiaggia. Oggi è un po' sporca, c'è un po' di Poseidonia, un po' di rimanenze di Poseidonia anche sul bagnasciuga, però l'acqua mi sembra pulita, chiara. Adesso abbiamo un po' il sole contro, non si vede tanto bene. Però ragazzi, la spiaggia c'è, lo spazio anche non è attrezzata, come vedete non c'è un ombrellone, non c'è una sdraia, se non che la solita ombra delle tamerici. Le tamerici che qua in Grecia salvano, perché offrono gratuitamente ombra e riparo e frescura. Spiaggia, ma sì dai, è valida. Tra l'altro dalla piazzetta, quindi dalla Chora, c'è un percorso che ci porta direttamente qua, c'è proprio scritto su una colonna, c'è scritto Sifneiku Beach, direzione, e in 5 minuti esatti a piedi arriviamo direttamente in questa spiaggia. Quello dove ci sono le persone che fanno il bagno si digrada molto lentamente, il fondale è sabbioso e di conseguenza adatto, come vedete, anche per bambini, famiglie, insomma, qua vengono tutti, vengono anche i locali di Antiparos. Allora ragazzi, mi sto spostando sulla destra della spiaggia, dove c'è quel belvedere qua davanti a me, e vediamo magari se mi offre un punto di vista diverso da dove ero prima, un punto un pochino più alto dove poter ammirare questa gradevole spiaggia. Vedete, qua già potrebbe essere una opzione. Vedete, questa è la spiaggia in questione. Ormai è sera, ragazzi, è sera, sono quasi le 7. E chiaramente il sole sta calando piano piano, la gente comincia a defluire, chiaramente non sono le 2 del pomeriggio, 1 del pomeriggio, che sicuramente avremo tutta la spiaggia imballata e piena di persone. Comunque, tutto sommato, è una opzione, come dicevo prima, da tenere in considerazione. Guardate un po' questa che adesso vi faccio vedere. È la strada che vi conduce direttamente al centro città, quindi alla Chora di Antiparos. Qui di fianco a me sulla sinistra abbiamo un parco giochi, un piccolo parco giochi per bambini. Qua abbiamo la spiaggia e, come dicevo, questa è la direzione che in 5 minuti esatti ci porterà al centro di Antiparos, quindi alla Chora. Bene amici miei, io vi ringrazio per essere stati con me in questo brevissimo video, comunque è stato un video abbastanza riassuntivo di quella che è la spiaggia in questione, la spiaggia più vicina al centro di Antiparos. Un saluto, vi ringrazio, a presto.